Gianna e Virginia, siamo delle volontarie WIDM e siamo qui al centro come volontarie per dare una mano a questi ragazzi che ne hanno molto bisogno. Per noi il percorso fatto alla WIDM ha rappresentato veramente un modo per migliorarci, per crescere e per avvicinarci ancora di più a quelle che sono le problematiche che forse almeno io fino a 3 anni fa escludevo. Abbiamo svolto qui il nostro servizio civile, adesso siamo delle semplici volontarie. È stata un'esperienza molto molto forte, ma bella allo stesso tempo. Io più o meno c'ero già abituata, avendo un fratello disabile che frequenta questo stesso centro. Però rapportarmi anche ad altri tipi di disabilità è stato diverso, è stato anche più bello. Abbiamo svolto vari ruoli. Con i ragazzi siamo state al contempo delle amiche, delle psicologhe, delle sorelle. E anche grazie al lavoro svolto all'interno di questa sezione abbiamo scoperto un'altra realtà molto più vicina di quanto pensavamo, che è appunto quella di cittadinanza attiva. E grazie a Cittadinanza Attiva abbiamo preso anche parte a quello che è stato il monitoraggio di varie strutture scolastiche, vari plessi scolastici. Non nascondiamo che ci sono state delle grosse difficoltà all'inizio nell'approccio verso i dirigenti scolastici e molti erano resti, ci hanno praticamente attaccato questo suo telefono chiuse le porte a priori, appunto come ha detto lei. Per quanto riguarda un altro plesso scolastico che è adibito a Casoria, la situazione è stata completamente diversa. Quando abbiamo fatto presente questa possibilità di svolgere questo monitoraggio, la preside ci ha accolto con una disinvoltura. Esplicitamente ci hanno chiesto di aiutarli, di migliorare quella che è la loro scuola, perché si rendono conto che comunque ci sono delle difficoltà enormi. Infatti le prime parole che ci ha detto la preside nel momento in cui ci ha accolto e ci ha aperto comunque le porte del suo plesso scolastico sono state quelle: dateci una mano perché ne abbiamo bisogno. Molto e ha definito i suoi alunni degli angeli, perché quotidianamente si misurano e cercano di sopperire, affrontare queste difficoltà. Sì, cercano di sopperire a queste difficoltà e in qualunque modo gli è possibile.